Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti al nostro consueto riepilogo settimanale dei fatti di questa settimana. Quarta settimana del mese di settembre, apriamo con la cronaca giudiziaria. Telecom entra ufficialmente nel processo per le morti di amianto dell'Olivetti. L'azienda, che nel 2003 prese il controllo della storica società Eporediese, dopo una complessa azione di fusione per incorporazione, si è costituita responsabile civile presso il Tribunale di Ivrea, risarcirà gli eventuali danni. Ci sarebbero poi anche un ex professoressa di educazione fisica del liceo Gramsci di Ivrea e un professore di un altro istituto superiore Eporediese fra i sospetti insegnanti falsi invalidi che gli inquirenti avrebbero scoperto dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Torino. Proprio dal Gramsci di Ivrea era partita una segnalazione per quei mesi di mutua sospetti dopo che una professoressa era stata colpita da una pallonata in palestra e poi non era più rientrata perché aveva avuto l'invalidità. La Procura di Torino ha chiesto invece l'ergastolo per Dorotea De Pippo, accusata, lo ricorderete, di essere l'ideatrice della cosiddetta strage di Caselle, il triplice omicidio avvenuto nel gennaio 2014 in una villetta. Il marito, ritenuto l'esecutore materiale della strage, è già stato condannato all'ergastolo in un altro procedimento. La compagnia dei carabinieri di Ivrea ha un nuovo comandante, il tenente Domenico Guerra. Il tenente Domenico Guerra, nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Ivrea, ha incontrato giovedì mattina i giornalisti. 28 anni compiuti da poco, originario di Bari, il comandante Guerra è stato per 3 anni a capo del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Castelvetrano, in provincia di Trapani. E da domenica è arrivato ad Ivrea in sostituzione del capitano Claudio Sansò. Arrivato qui domenica e quindi insomma sono i primissimi giorni qui per me. E io mi accosto a questo nuovo incarico, sicuramente molto prestigioso, con grande entusiasmo. Con grande entusiasmo ma anche con grande umiltà, perché sono consapevole della eredità importante, difficile, lasciatemi dal signor capitano Sansò, ma allo stesso tempo insomma l'auspicio è quello di proseguire proprio nel solco, nel segno già tracciato dal signor capitano e quindi continuare a garantire, come dire, una risposta efficace a quelle che sono le esigenze di sicurezza dei cittadini del Canavese. Il Canavese è un territorio davvero esteso, quello che noi copriamo come compagnia carabinieri, territorio appunto molto vasto e già da quello che ho potuto vedere in questi pochissimi giorni molto molto bello, insomma una realtà diversa da quella da cui provengo, perché provengo da un'esperienza di 3 anni in Sicilia a Castelvetrano in provincia di Trapani, dove per 3 anni per l'appunto ho comandato il nucleo operativo radiomobile della compagnia. Il nuovo comandante si appresta ad affrontare un territorio totalmente diverso rispetto a quello che ha lasciato a Castelvetrano, dove ha condotto operazioni di un certo calibro contro la mafia, come l'operazione Eden 2, che ha assicurato alla giustizia 16 presunti affiliati al clan di Matteo Messina Denaro. Qui il compito principale sarà non soltanto quello di contrasto alla criminalità, ma di prevenzione per la sicurezza dei cittadini. Un grande sforzo da noi verrà indirizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, innanzitutto, che è un fenomeno mi sembra abbastanza diffuso nel Canavese, quindi parlo appunto di furti soprattutto. E sicuramente il nostro sforzo sarà indirizzato a quello, ma non solo, perché come sapete meglio di me, questo territorio ormai da qualche anno insomma, è soggetto a quella che è appunto la presenza della criminalità organizzata. Quindi anche in tal senso, da parte nostra, con i nostri mezzi, cercheremo di utilizzare appunto anche lì i nostri sforzi. È morto invece mentre giocava a calcio nel campo sportivo di Mazzè, Roberto D'Orlando di Collegno, in campo con la formazione degli amici del calcio di Brandizzo, impegnata a Tonengo lo scorso fine settimana contro la formazione di Casa della Foglizzese. Mancavano una decina di minuti alla fine della partita quando si è accasciato al suolo, immediati ma inutili i soccorsi.
10 feriti invece in un incidente alle porte di Castellamonte domenica scorsa, coinvolte 3 auto e una moto. Secondo una prima ricostruzione, una BMW diretta verso Zegna con a bordo 4 persone, un uomo, 2 donne, delle quali una incinta, al 9° mese una bambina, ha invaso la carreggiata opposta dove stava arrivando una Volvo con a bordo una 45enne di Quarnè e una donna di Castellamonte. La BMW ha preso in pieno la Volvo che è finita nel fosso. Nel frattempo sopraggiungeva da Ozegna una Seat Leon con a bordo un uomo sulla Trentina di Montalenghe e una ragazza di San Giorgio che ha frenato bruscamente e ha evitato l'impatto, ma dietro di loro c'era una moto Yamaha 125 con a bordo un 17enne di Ozegna e una 16enne di Sant'Anna Boschi che non è riuscita ad evitare l'impatto. Per fortuna, dicevamo, tutti i feriti lievi. Allerta per il mancato rientro di 2 alpinisti nella zona del Becco della Tribolazione nel vallone di Piantonetto. Alla ricerca dei dispersi erano partite 2 squadre di tecnici del soccorso alpino della stazione di Locana. Le ricerche sono terminate lunedì mattina, attorno alle 5. Uno dei 2 alpinisti, durante la salita della via Pinap, era caduto, aveva perso i sensi. Quando la squadra del soccorso alpino l'ha raggiunto, si era ripreso e stava cercando di rientrare con il compagno verso valle. L'alpinista, un torinese, è stato medicato, imbarellato, portato fino all'ambulanza e poi all'ospedale di Ivrea per dei controlli. Aveva invece piazzato sulla porta di casa una telecamera con tecnologia infrarossi collegata a un monitor per riprendere tutto quello che succedeva davanti a casa. Francesco Riola, 19 anni, arrestato dai carabinieri nella sua abitazione in via Massimo D'Azeglio a Castellamonte. La telecamera gli serviva per controllare ogni movimento nei pressi di quella che aveva attrezzato come una vera e propria centrale dello spaccio. La Guardia di Finanza di Torino ha portato a termine una verifica fiscale in materia di accise su alcol nei confronti di una società operante nel settore della distillazione. Le attività ispettive hanno permesso di constatare una sottrazione del pagamento di un'accisa per circa 600.000 euro. E si è arreso dopo aver lottato contro un male incurabile Gualtiero Fasana, 56 anni, segretario generale della Comunità Montana delle Valli Orco e Soana. Funzionario al servizio della montagna, appassionato sostenitore dell'innovazione tecnologica, aveva rifiutato incarichi in comuni più grandi, convinto com'era della necessità di difendere le terre alte. Aspettando Io Lavoro in programma questa settimana a Ivrea, l'iniziativa Lavoriamoci Su, promossa dal Comune di Ivrea con la collaborazione del Centro per l'Impiego e il coinvolgimento di alcune agenzie di formazione. Per la seconda volta giovani in comune nella sala consigliare per Lavoriamoci Su, incontri che permettono ai giovani davvero di incontrare il lavoro. L'abbiamo pensata questa iniziativa insieme al Centro per l'Impiego, proprio per provare a soddisfare un'esigenza di questi giovani che sono proattivi, vogliono avere informazioni, pensano al loro futuro, dargli l'opportunità di poter trovare all'interno di una stessa stanza diversi tavoli dove poter avere colloqui individuali, informazioni, approfondire i temi che gli interessano. In un'aula come questa, dove insomma a volte si fa, lo diciamo, un po' di fuffa, vedere un centinaio di giovani invece davvero a contatto con il possibile mondo del lavoro fa bene al cuore. Grandissima soddisfazione. Infatti il primo di questi eventi è stato fatto in primavera e abbiamo avuto una 70 di partecipanti. Onestamente era quasi insperato un numero del genere, perché oltretutto la sala consiglio del Palazzo Municipale al secondo piano temevamo che magari potesse causare qualche difficoltà a chi voleva avvicinarsi anche al mondo delle istituzioni. Invece è andato molto bene, per cui l'abbiamo ripetuto oggi e vediamo che l'importanza di queste iniziative è proprio quella di non far stare i giovani in una platea in cui qualcuno gli racconta qualcosa, ma permettere di avvicinarsi, di interagire, di avere colloqui individuali, di lavorare concretamente sulle opportunità che possiamo offrire.
E poi è anche un modo per dimostrare che le istituzioni sono vicine ai giovani con i fatti, non solo con le parole, e per i giovani di socializzare fra di loro. Certo. Il grande risultato, mi permetto di dire, perché ci sono stati circa 90 ragazzi oggi tra i 16 e i 30 anni, l'abbiamo ottenuto lavorando tutti insieme, il Comune di Ivrea, il Centro per l'Impiego e le stesse agenzie formative. E si sono ritrovati appunto giovani di diverso genere, di diversa formazione, in cerca di opportunità, che hanno potuto scambiare esperienze e poi confrontarsi con l'istituzione da una parte e con le agenzie informative e col mondo del lavoro tramite il centro di impiego. Sono essenziali queste idee, bisogna muoversi così in questi territori, perché è importante che i giovani capiscano che si devono iscrivere a Garanzia Giovani, che dentro il percorso di Garanzia Giovani ci stanno tante cose, tra cui servizio civile, Garanzia Giovani, ma in particolare i tirocini di Garanzia Giovani. In effetti, quando il Comune di Ivrea, nel servizio appunto delle politiche giovanili, ha chiesto nuovamente di rifare un'occasione del genere, l'abbiamo presa al volo, e insieme a noi ci sono anche le varie agenzie formative e alcune agenzie accreditate al lavoro, ma noi abbiamo portato proprio cose concrete, abbiamo portato 10 offerte di tirocinio di Garanzia Giovani. A Rivarolo lo scorso fine settimana invece inaugurazione del nuovo complesso scolastico della scuola primaria intitolata a Elisabetta Gibellini Vallauri. Siamo 1, 2, 3, via. Un giorno importante per questa città. Sì, l'ho detto prima anche nel discorso, oggi per Rivarolo è un giorno di festa, perché dopo un iter lunghissimo, abbastanza tortuoso, siamo arrivati alla conclusione di un progetto e Rivarolo da alcuni giorni ha finalmente una nuova struttura scolastica adeguata ai tempi che corriamo, quindi a parte il punto di vista estetico che è veramente molto bella, ma dal punto di vista strutturale è moderna, attrezzata, all'avanguardia anche per quanto riguarda la parte informatica, e quindi io penso che i nostri allievi, i nostri ragazzi di Rivarolo possono da oggi in avanti studiare in una scuola accogliente, attrezzata, che le dà tutte le caratteristiche per crescere nel modo migliore. Questo praticamente continua una tradizione che a Rivarolo ha una storia antica, una storia molto, molto vecchia, che nasce dal primo asilo portiano voluto dal sindaco di allora Maurizio Farina e che poi si è tramandata negli anni con tutte le varie amministrazioni che hanno diretto, che hanno governato la città di Rivarolo, ed è arrivata oggi a questa nuova scuola. Inaugurazione per la scuola nuova, ma non è la struttura quella che conta, la struttura è solo il contenitore. Tu hai detto l'importante adesso è metterci dentro i contenuti. Questo senz'altro, i contenuti sono il lavoro di tutti noi, il lavoro dei docenti, il lavoro degli uffici, l'organizzazione della scuola, e il sovrintendere tutti questi lavori è compito del sottoscritto, e i contenuti devono essere sostanzialmente quelli della costruzione dei cittadini del futuro, dei cittadini per quanto riguarda Rivarolo, dei cittadini che nel prossimo futuro gestiranno questa città, in modo tale che siano costruiti per un percorso di apprendimento che li segua per tutta la vita, perché la vera sfida oggi non è terminare l'acquisizione di conoscenze al termine del percorso scolastico, ma installare, insinuare nelle giovani generazioni un metodo di lavoro che gli permetta per tutta la vita di crescere. E poi la scuola è anche casa, è anche famiglia. Certo, è rapporti, è relazioni ed è rapporti forti con la famiglia, io direi ancora di più soprattutto per i bambini più piccoli. C'è un rapporto, un patto educativo che deve sostanzialmente legare la scuola alle famiglie. Le famiglie, l'ho detto prima nel discorso di inaugurazione, devono mettere al centro dei loro discorsi anche la parola scuola, non tanto come i voti dei loro figli, l'andamento dei loro figli, ma sottolineandone l'importanza culturale. E noi come scuola dobbiamo essere in grado di recepire le istanze delle famiglie e trasformarle in accoglienza e nel seguire in una maniera
perfetta e giusta per il loro futuro e i loro figli. Al di là dei decreti leggi si può fare della buona scuola? Si può fare della buona scuola se ogni persona che lavora nella scuola capisce che è un dipendente di questo Stato e ogni giorno in cui lavora, lavora per la costruzione di uno Stato nuovo che funzioni meglio. Ed è questo il grande orgoglio che deve avere un operatore pubblico. Se stiamo qua a discutere su piccoli meccanismi di ripartizione dei compiti, non andiamo da nessuna parte. E poi le manifestazioni del fine settimana scorso, a partire dalla festa dell'uva di Caluso con Giada Cutrone, Ninfa Albaluce, il Grappolo d'Oro è andato a Bruno Giacometto e Pescarolo ha vinto il Palio. Il nuovo ordine delle ninfe che la brava Cristina, presidente, ti ha annunciato, ha proclamato la nuova eletta. Noi della Credenza Vinicola, depositari della storia e delle tradizioni della nostra città, abbiamo l'onore di acclamare Ninfa 2015 Giada Cutrone. Rione Freta, la nuova ninfa 2015-2016 che rappresenterà l'erba luce di Caluso. Oggi è una bella giornata, ma qui comincia un'avventura che durerà un anno. Sì, però sono pronta, contenta, orgogliosa di questa avventura che inizierà da oggi e anche l'anno prossimo, perché la festa dell'uva è un'esperienza fantastica e spero che le persone che vengano da fuori capiscano la gioia che c'è in questa festa, sia da parte del comune, anche dal Don, ma anche e soprattutto da parte dei Rioni. E poi c'è l'orgoglio di rappresentare una terra e i suoi vini, ma non solo. Non solo, in assoluto è molto famoso il Passito di Caluso e c'è una storia molto bella dietro, anche all'erbaluce spumante. E noi invitiamo chiunque a venire qui a Caluso a provare i nostri vini. Qual è stata l'emozione oggi? L'emozione è stata salutare il mio Rione e tutti i cittadini presenti stamattina sul balcone. È stata un'emozione fantastica. E la sfilata con la carrozza, sono stata circondata da amici, quindi è stato tutto più bello. E non c'è festa dell'uva senza un vincitore del Grappolo d'Oro. Da parte del console della Credenza e della nostra ninfa verrà consegnato il Grappolo d'Oro al vincitore che il nostro console della Credenza sta per annunciare. Il Grappolo d'Oro 2015 è stato assegnato al signor Bruno Giacometto. Grazie Bruno, vieni a ritirarti il tuo Grappolo d'Oro. Nel pomeriggio la sfilata e infine il Palio dei Rioni. Che ha avuto la sua classifica, il suo podio e i suoi vincitori. Al terzo posto la frazione Rodallo. Dai, 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 dai
Questa è una foto di gruppo, ragazzi. Bravi, bravi. Al secondo posto. Stiamo, dai. Se non c'è il rumore non vi diciamo chi ha vinto, chi è al secondo posto. Il Rione. Sì. Riva. A Villa Meleto ad Aglie, invece, quinta edizione del premio letterario Guido Gozzano. Dottoressa Lilita Corrieri, proprietaria di questa splendida Villa Meleto, anche quest'anno insomma, ha organizzato il premio letterario Guido Gozzano che è giunto alla quinta edizione. Sì, questa è l'edizione che precede quella più importante, che sarà quella del 2016, cioè la data del centenario della morte di Gozzano. Quest'anno, fra i vari poeti premiati, c'è stata anche una novità, abbiamo avuto un giornalista inglese di Cambridge, il dottor Patrick Vosnip, che scrive per un'importante rivista poetica inglese, che è venuto a leggere una poesia mandata da un concorrente di Gerusalemme. Quindi insomma c'è la parte italiana ma c'è anche una parte straniera che al momento è fuori concorso ma che comunque rientra sempre di più nel premio e quindi ritengo che sia andato bene. Ha detto benissimo, in realtà è il 2016 l'anno a cui tutti verso cui ci proiettiamo perché è il centenario della morte e ci si augura insomma, che possiate proporre delle manifestazioni interessanti, soprattutto come si diceva prima, che possano far tornare in auge proprio Guido Gozzano, poeta ma non solo. Certamente Guido Gozzano è un poeta, un artista direi più che poeta, infatti lo stesso Montale lo definiva il più artista del suo tempo e non solo più poeta, perché era un po' a 360 gradi, poeta, scrittore di favole, sceneggiatore. E quindi noi nel centenario speriamo di riuscire a ricordare questa figura in tutte le sue sfaccettature. E visto che il Meleto è comunque una, cioè forse l'unica casa rimasta, perché è vero che Gozzano è torinese, a Torino è nato, a Torino è purtroppo è morto, però a Torino rimangono dei ricordi, ma non i ricordi di una casa viva. Qui c'è il famoso salotto di Nonna Speranza, ci sono le buone cose di pessimo gusto, insomma c'è una casa che è in effetti una poesia. Quindi noi speriamo appunto di riuscire nel 2016 a realizzare tutta una serie di incontri anche importanti con l'università, con giornalisti eccetera, per poter far partire, non per concludere un ciclo, ma per fare partire un ciclo e anche proporre a Lie come una meta turistica che lo merita non solo per il Meleto ma anche per il Castello Ducale, la Chiesa di Santa Marta e tante altre bellezze. Professoressa Maria Rosa Masoero, direttore tra l'altro del Centro Studi Guido Gozzano Cesare Pavese. Mi riallaccio alle parole che lei ha usato durante il premio letterario di cui tra l'altro lei era presidente di giuria, proprio per rimarcare la sua profonda conoscenza per questo artista. Guardi, Guido Gozzano è una dolce persecuzione dai miei 19 anni, quando alla maturità scelsi di fare una relazione su di lui. In seguito alla provocazione di un mio compagno che mi disse sì, leopardi, leopardi, ma abbiamo un leopardi canavesano e nessuno ne parla, perché molti anni fa se ne parlava proprio poco. Per il quinto anno invece l'associazione Alberto Vidano ha organizzato a Samone il Merlino Day. Merlino Day, una festa che fa solidarietà ma che fa anche allegria. Assolutamente sì, lo stesso spirito di Alberto Vidano.
un uomo di grandissima generosità, completamente matto, ma matto in senso positivo, estremamente generoso e sempre in maniera abbastanza discreta. Alberto amava la musica, Alberto amava il buon cibo e la birra buona, Alberto amava il blues, il rock, la buona musica in generale, ma era particolarmente partito per il blues. Alberto amava fare festa e stare con gli amici, per cui quando abbiamo deciso 5 anni fa di iniziare questa avventura abbiamo detto: bene, quali sono gli ingredienti che dobbiamo usare per provare a da qui fare qualche cosa nello spirito di Alberto? Abbiamo detto: beh, facciamo una bella festa con tanta musica, con tanti amici, con nuovi amici, e negli anni ne sono arrivati tanti. Tu, un bel mestiere quando lo si fa per solidarietà, è più bello farlo? Sì, è un bel mestiere quando lo si fa, già basterebbe, no? Scherzo. È un mestiere quando si fa per solidarietà, è meraviglioso. Poi qua ormai sono di casa, non posso neanche più dire per solidarietà, lo faccio perché sono in famiglia, perché insieme si condivide una bellissima cosa, perché con Daniele e Luca e anche con gli altri ragazzi dell'associazione, insomma, si condividono cose al di là del Mellino Day, per cui è bellissimo, è meraviglioso, sono qua, nonostante l'influenza. Ed è ancora bello fare il tuo mestiere, si può ancora fare? Si può ancora fare, finché la gente ha voglia di ridere si può ancora fare, la gente ha un po' meno voglia di ridere adesso, però in effetti se qualcuno la spinge a ridere allora funziona, e se ridono è un obiettivo sempre più bello e non facile da raggiungere. Però... E poi è non facile ripetersi. È non facile ripetersi, però basta cambiare frase ogni tanto, tipo adesso io ti sto parlando, poi cambio frase e mi sono ripetuto. Un paio di volte, vabbè, non... Senti, non ti sei ancora stufato? No, ma perché? Ma poi non so neanche svitare una lampadina, io che cosa potrei fare? Questo, non so fare nient'altro. No, non ti stufi, è una passione, non è un mestiere vero e proprio, è un mestiere artigianale. Un artigiano non si stufa mai di creare, no? Qualcosa, di tagliare il legno, di creare... E quindi neanche un artista, un attore o un cabarettista si stufa mai, speriamo. Per adesso non sono stufo, preparatevi perché non mi sono stufato. Anche i grandi riescono a essere buoni. Ah, non è, sì, buoni, ma bisognerebbe essere più spesso buoni. Però in queste occasioni è bello ritrovarsi, raccontarsi, e poi è bello riuscire a coinvolgere tanta gente che magari in serate normali non ci sarebbe mai venuta. Dedicare un giorno a questa festa non può fare che onore e bene a chi magari in questo momento e soprattutto per questa manifestazione e occasione ne ha bisogno. La musica nelle discoteche è ancora una bella musica? Sì, è un nì ma è un sì, perché io che la vivo da detti lavori la propongo sempre con l'intenzione di proporre della musica sempre tra virgolette di qualità e far conoscere anche magari non solo quello attuale ma magari un pezzo di storia che magari chi adesso ha 18-25 anni. Noi abbiamo avuto la fortuna di viverle queste cose qua. È bella perché in questo momento abbiamo la tecnologia che ci permette, pregio difetto, di far conoscere a tante persone quello che fai, e non solo, fai conoscere anche il vecchio di quello che magari io, che ho qualche annetto, prendo spunto magari dagli anni 50, 60, 70 e ripropongo magari dei generi, o essendo anche un po' produttore faccio anche delle produzioni dove vado a mischiare queste influenze tra acustico e elettronico. Comunque sì, la musica è sempre bella, qualsiasi colore abbia è sempre bella. La differenza che lo fa il talento? Adesso soprattutto, lo era anche prima. Adesso sembra quasi più facile fare il talentuoso, no? Perché scarichi, compri, mixi, noi tecnicamente si dice mixi a tempo un pezzo e lo fa meccanicamente. Uno può anche bleffare, però se ha qualcosa da dire, anche bleffando sotto il profilo tecnico riesce a trasmettere un messaggio diverso rispetto a tanti altri che farebbero magari lo stesso set in maniera diversa. Sì. Comunque il talento fa molto la differenza, molto molto molto. Una festa che ha, però dicevamo, uno spirito solidale. Quando uno va a una festa si dice poi che fine faranno i soldi, qui invece vanno direttamente là dove Alberto vorrebbe che andasse. Certo, caro Elso, come tu ben sai e come sanno tutti quelli che ci seguono le attività dell'associazione da vicino, la scelta è stata quella di selezionare delle onlus o delle non governative esattamente come quelle che selezionava Alberto. Alberto non ha mai operato con ONG di grandissimo livello, quelle che spendono, ahimè, spendono il 70, a volte l'80% dei proventi raccolti nella struttura stessa, cioè nel mantenimento della struttura, negli stipendi eccetera. Alberto ha sempre scelto piccole ONG che operavano sul territorio dove gli altri non andavano, esattamente dove c'era veramente bisogno. E si conclude qui il riepilogo di questa quarta settimana del mese di settembre. A voi tutti grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.